In Abruzzo noi abbiamo circa un centinaio di pazienti emofilici che vengono divisi tra pazienti con emofilia lieve, moderata o grave, che necessitano diversi livelli, diciamo, di attenzione e di follow up. Cos'è questa autoinfusione? I pazienti emofilici sono dei pazienti particolari, emorragici, che necessitano appunto di trattamenti terapeutici adeguati al loro livello di fattore di coagulazione nel sangue. Di conseguenza molti di questi pazienti necessitano appunto di un farmaco in profilassi o in terapia che può essere facilmente somministrato dal paziente stesso. Quindi noi abbiamo effettuato durante questi ultimi mesi un corso per consentire ai nostri pazienti di apprendere in maniera adeguata quella che è l'autoinfusione del fattore della coagulazione mancante. È stato fatto con l'ausilio dei nostri medici e dei nostri infermieri che insegnavano al paziente appunto la corretta diluizione del fattore, la somministrazione, il corretto posizionamento dell'accio emostatico e l'infusione del farmaco stesso. Esiste ormai la necessità di avere definita la rete regionale MEC, che è la rete regionale delle malattie emorragiche congenite. Quindi questo sarà il primo passo, ma diciamo è soprattutto la regione a dover deliberare questa normativa. La regione Abruzzo è impegnatissima a riorganizzare la rete regionale delle malattie emorragiche, quindi l'intervento dell'autoinfusione, quindi anche il corso che è stato fatto oggi, anticipa una delle misure che verranno adottate con questo piano di riordino complessivo. Un progetto all'avanguardia o altrove è già stato fatto? Sicuramente per la nostra regione è un progetto all'avanguardia, diciamo. È chiaro che si va verso le cure domiciliari per evitare appunto l'intassamento nelle strutture ospedaliere. Tutto ciò che viene, che il paziente può fare a domicilio, è sicuramente un gold standard di quelle che sono le nuove terapie, ed ecco perché noi, con un'ematologia importante come quella pescarese, dobbiamo adeguarci alle ultime linee guida, per cui terapia a domicilio sicuramente, con minore intasamento dei nostri ambulatori, sempre sotto la supervisione del medico. Che risultato è questo? Un risultato veramente grandioso. Dopo 10 anni di stallo siamo riusciti, insieme anche alla politica e ai medici del centro di ematologia, a fare finalmente la delibera sulla legge sull'autoinfusione. E questo per l'associazione è una grandissima vittoria. 2011-2021, quindi 10 anni precisi. Sono contento e spero al più presto di attivare anche la rete MEC.